Radio Radicale, siamo con Bruno Tabacci, che come sapete ricopre un importante incarico alla presidenza del Consiglio per la coordinamento delle politiche economiche, che è parlamentare, per parlare dell'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, lei, onorevole Tabacci, è sempre stato coerente. Per lei lo schema della rielezione di Mattarella avrebbe garantito la stabilità e alla fine, dopo 8 votazioni e tante polemiche, si è arrivati a questa conclusione alla quale lei era arrivato da mesi. Allora, come ha trovato questa battaglia per il Quirinale che ha portato alla seconda rielezione nella storia della Repubblica italiana, di un Presidente della Repubblica, in questo caso di Mattarella? Bisogna riconoscere che questi passaggi per il grado di maturazione che c'era tra i grandi elettori, forse questi passaggi erano necessari, perché è chiaro che la consapevolezza piena non c'era, che le condizioni che dovevamo affrontare erano molto stringenti, c'era bisogno di poter affermare una continuità istituzionale, perché si era fatto a novembre il G20 e tutto il mondo aveva riconosciuto la leadership italiana, Mattarella Draghi, come una delle più apprezzate e anche invidiate. C'erano poi le riforme che avevano portato al taglio dei parlamentari, alla scadenza del 2023, che diciamo, imponevano una continuità della legislatura che sarebbe stata auspicata da molti parlamentari. Quindi il punto era quello. Dopodiché è chiaro che ci sono state delle contorsioni legate anche a qualche leader che forse ha pensato che fosse un gioco semplice quello che si combinava qui, mentre invece la questione di fondo era che gli italiani sapevano che erano in gioco gli interessi del paese e la stabilità istituzionale era una precondizione. Senta, Salvini lo conosciamo perfettamente. La cosa che ha sorpreso è, insomma, il modo con cui alcuni hanno assecondato quello che ha fatto Salvini, che è stato in qualche modo sorprendente. Allora, che cosa l'ha sorpreso di tutta questa vicenda? Ma il fatto che qualcuno abbia pensato che ci potesse essere il feticcio della unità del cosiddetto centrodestra, pur in presenza di faglie molto profonde che riguardavano ad esempio l'atteggiamento rispetto all'Europa, l'atteggiamento rispetto allo stesso governo Draghi. Pensare di tenere insieme tutto questo ha concesso a Salvini uno spazio di scorribanda che poi si è rivelato invece la tomba delle intenzioni, perché avere candidato la Presidente del Senato Casellati senza valutare che quella candidatura non era in grado di raggiungere un risultato positivo era come esporre la coalizione nel suo complesso ad un insuccesso che si poteva benissimo evitare. E questo è oggettivamente un elemento inspiegabile, perché se io avevo immaginato che non sarebbe arrivata a 400, penso che un'analisi di questo genere era in condizione di farla lui e di farla anche gli altri esponenti del cosiddetto centrodestra, e probabilmente la stessa Presidente del Senato avrebbe dovuto fare questo, perché utilizzare quella come l'occasione di un acconto l'ho trovato l'errore più rilevante. Poi tutta questa ridda di candidature che sembravano gettate a dispetto non hanno fatto il resto, ecco, quindi siamo tornati come nel gioco dell'oca alla casella di partenza. La casella di partenza ha dimostrato che la soluzione più adeguata era quella di confermare Mattarella, perché era una garanzia per le sorti del paese, perché avrebbe rafforzato il governo Draghi e avrebbe messo Draghi nella condizione di non prestarsi, diciamo, a quello che è avvenuto nelle ultime settimane, un eccesso di mediazione tra le posizioni delle forze che sono nello stesso governo, le quali spesso inseguono delle bandierine. Credo che l'autorevolezza del capo del governo si affermerà con una maggiore forza, perché c'è la copertura del presidente Mattarella che in questo momento, se come appare oggi, dovesse essere ampia, mette in condizione il paese di guardare al futuro con più serenità. Vuole dire qualcosa sul... Allora, il governo è salvo.
Le coalizioni si sono rotte. Allora, le ferite di questi giorni, secondo lei, saranno rimarginate? Allora, Berlusconi stanotte aveva detto tratto per conto mio. Salvini è stato in qualche modo isolato. Conte stamattina non si è presentato a un vertice di maggioranza, aprendo anche un fronte di polemica abbastanza grosso. Allora, parecchie persone hanno perso la credibilità. Come la recupereranno per tenere insieme, insomma, i rispettivi Ma schieramenti? io penso che i due schieramenti siano un po' forzati, un po' posticci, e che bisogna ricostruire il sistema politico italiano in maniera molto profonda. Penso ad esempio che una modifica della legge elettorale in senso proporzionale con uno sbarramento adeguato è comunque una soluzione che libera gli elettori da delle gabbie che sono spesso innaturali. E diciamo che obbliga i partiti a fare un salto di qualità, cosa che in questi anni non sono riusciti a fare, anzi hanno continuato in un declino che è parso a tratti del tutto inarrestabile. Quindi penso che questa possa essere una modalità con cui diciamo che la sfida che viene dall'ingresso di Draghi alla guida del governo italiano è quella di aver posto anche l'asticella così in alto che costringe anche le classi dirigenti politiche a fare uno sforzo con la capacità di individuare obiettivi, poi di ottenerli avendo il senso della complessità delle cose, avendo il senso del ruolo dell'Europa. Insomma, stanno accadendo dei fatti attorno a noi che sono di portata strategica, penso alla rivoluzione industriale a cui diciamo, nella quale saremo indotti a seguito del mutamento della stessa natura delle fonti di energia, più o meno come la grande rivoluzione industriale della fine dell'Ottocento. E penso poi alle questioni geopolitiche, al fatto che l'Europa deve dotarsi di un di più, di capacità anche di difesa per avere un ruolo internazionale all'altezza della sua storia, della sua tradizione e anche della sua oggettiva forza all'interno del contesto economico e sociale del mondo intero. Però queste cose qui hanno bisogno, secondo me, che la politica italiana non venga meno, che ritrovi lo spirito dei padri fondatori, come si soleva dire un tempo. L'ultima valutazione le chiedo di farla su Casini, Pier Ferdinando Casini, che ha dimostrato di essere un signore in un frangente come questo, in cui la trattativa avrebbe potuto allungarsi, ha fatto un passo indietro e l'ha fatto per il bene del paese dopo quello che abbiamo visto in questi giorni. Allora, non so quanti lo sottolineeranno domani, ma io ci tengo a sottolinearlo. Eh beh, questo mi pare molto importante. Io tra l'altro devo dire che un paio d'ore fa ci siamo scambiati, 3 ore fa, ci siamo scambiati un messaggio dopo che io avevo sentito la sua dichiarazione che dimostra la statura del personaggio, la qualità della sua ispirazione repubblicana e il modo come ha preso atto che non c'erano le condizioni per forzare e che probabilmente la soluzione di Mattarella era quella più adatta e credo che abbia fatto una scelta giusta che dimostra che Pier Ferdinando è comunque un valore importante per la democrazia italiana. Grazie come sempre a Bruno Tabacci.